Passaggio fu. E poco fa è iniziato un incontro tra Giuseppe Conte e i leader di 5 Stelle Lega, Di Maio e Salvini. Da Montecitorio ci aggiorna in diretta Claudia Mazzola. Claudia. Sì, l'incontro tra Di Maio, Salvini e Giuseppe Conte, il premier indicato ieri al capo dello Stato da Lega e 5 Stelle, è in corso. Al centro dell'incontro ci sarebbe la composizione della squadra di governo. Il Movimento 5 Stelle difende la scelta di Giuseppe Conte, mentre la Lega replica alle critiche che arrivano dall'Europa. E allora vediamo i servizi sul Movimento 5 Stelle e poi sulla Lega realizzato da Bruno Luverà. Lo Stato Maggiore 5 Stelle riunito sta mettendo a punto la squadra di governo. L'intenzione dei vertici è quella di dare largo spazio ai volti noti del movimento, persone che il popolo grillino riconosce. Un'operazione mirata dopo la scelta del premier Giuseppe Conte, un profilo che rischia di risultare tecnico, ma Di Maio davanti ai gruppi parlamentari rivendica la vittoria della sua linea. Ce l'abbiamo fatta, dice. Conte è una persona onesta, competente e sensibile, incarna tutti i nostri valori. Abbiamo indicato al collo il nome di un premier politico che era realizzare tutte le cose buone per i cittadini scritte nel programma. Siamo felici che finalmente nasca un governo politico votato dagli elettori e che avremo la possibilità di realizzare quanto detto in campagna elettorale. Ma il leader politico dei 5 Stelle mette anche le mani avanti, avverte, non sarà semplice governare questo paese, non ci perdoneranno niente. Le critiche già arrivate su Conte, si ragiona nel movimento, sono la dimostrazione che il cambiamento fa paura. Ma noi e la Lega abbiamo le mani libere, insiste Di Maio, proveranno a spaccarci ma non ci riusciranno. E rilancia sul programma, anche se tra i parlamentari c'è chi chiede più impegno per il Sud, per i giovani e per l'istruzione. Mentre torna sulla TAV, è superata, dice, ma è chiaro che il nostro ministro dovrà parlare con il suo omologo francese e seguire la strada indicata dal contratto.